Selezionare e scontornare possono essere davvero frustranti in Photoshop. Ecco che allora vi presento il mio nuovo corso di segreti di selezione in Photoshop. Sono Patrizia Sciara e ho il piacere di condividere con voi 25 anni di esperienza nel selezionare, nello scontornare, con varie tecniche, con varie tips che voglio farvi vedere in questo corso. Photoshop ha tantissime funzioni e strumenti per selezionare, per scontornare, dagli strumenti geometrici a selezioni automatiche, da selezioni basate su colori a quelle con la penna, da selezioni oggetto e motivo a maschere e canali. Quale strumento usare in quale situazione, come usarli al meglio, quali combinazioni per facilitare le selezioni e ottimizzare il nostro risultato. Tutto questo in questo corso dedicato alle selezioni. I bordi bianchi, i bordi scuri dopo aver selezionato, un classico. Vedremo come togliere questi elementi fastidiosi. Oppure come usare al meglio la temuta penna per selezioni assolutamente nitide e soprattutto modificabili in qualsiasi momento dato che sono vettoriali. E poi le nuove tecnologie di Photoshop per selezionare con risultati grandiosi peli e capelli. Vi mostrerò qualche trucco per creare passaggi perfetti e selezionare capelli anche finissimi, di qualunque colore essi siano. Un trucco ad esempio per aumentare il volume dei capelli. Poi naturalmente alberi, frustranti per la loro incredibile ricchezza di rami. Sempre o quasi sempre accompagnati da contaminazioni di colore dovuto ai cieli intensi. E guardate i risultati, scontorni perfetti con toni e adeguati allo sfondo. Quando poi le selezioni si fanno davvero difficili, con sfondi complessi, allora una buona gestione di canali e calcoli può salvarci la giornata. Impegno sì, ma con risultati che non temono critiche. Non mancano anche tecniche e tips per creare selezioni nitide che usiamo poi per creare trasparenze, oppure esempi di selezioni miste, maschere, canali alfa e tracciati insieme per un unico risultato. E poi una bellissima tecnica di selezioni nitide accompagnate dalla loro ombra sfocata e leggera. Questa è una vera chicca. E infine vi faccio vedere come trasformare un logo piccolo e compresso, dunque di qualità scarsa, in una selezione con sfondo trasparente, colori puliti, nitidi e esportarlo come file vettoriale, dunque adattabile a ogni dimensione. E dunque per 20 anni ho affrontato tutte le sfide di selezioni che si possono immaginare. Il trucco è avere più tecniche nel nostro bagaglio. Utilizzare lo strumento migliore o la combinazione di strumenti per lavorare. E con questo corso le selezioni non saranno più un problema per voi.